Oggi vi mostrerò come fare questa deliziosa ciambella romagnola, perfetta da inzuppare nel vino. E la ricetta arriva direttamente da Cesenatico, dalla mia amica Denise, o meglio dalla sua nonna, quindi una vera ricetta autentica romagnola. Allora, per la nostra ciambella romagnola ci servono mezzo chilo di farina, 2 etti e mezzo di zucchero, 2 uova, 75 g di strutto, 75 g di burro a pezzi, un bicchierino di latte tiepido, un bicchierino di anice, una bustina di lievito per dolci, un pugno di uva sultanina e dello zucchero per guarnire. Io purtroppo non sono riuscito a reperire né lo strutto né l'uva sultanina, quindi al posto dello strutto userò l'olio di semi, una pari quantità. E non metterò l'uva sultanina. Per decorare la ciambella romagnola ci vuole lo zucchero in granella, ma ahimè non l'ho trovato al supermercato, ma vi mostrerò con semplici ingredienti, cioè zucchero e un pochino d'acqua, come crearlo facilmente in casa. Allora, dopo aver messo un cucchiaino abbondante o anche 2 cucchiaini d'acqua, vedete voi in base a quanta ne serve, e aver inumidito bene tutto lo zucchero fino ad aver ottenuto questa consistenza pastosa, andiamo a passare un po' alla volta questo zucchero qui con la pasta, diciamo, nel mestolo bucherellato, e lo andiamo quindi a pressare facendo quindi uscire i zuccherini. Vedete? Molto semplice. Io li faccio cadere su un foglio da carta forno così che non si appiccichino. Li facciamo cadere. Facciamo passare tutto quanto il composto e poi lo lasciamo asciugare per 2-3 ore e sarà la nostra granella pronta per essere utilizzata. E voilà, pronti per essere utilizzati. Allora, preparare la nostra ciambella romagnola è facilissimo, una ricetta davvero molto semplice. In una ciotola ho già messo il mezzo chilo di farina, a cui adesso vado a unire 2 etti e mezzo di zucchero, e poi andrò a unire le 2 uova, il burro in pezzi, l'olio di semi che ho usato al posto dello strutto e il latte che ho già mischiato all'anice. Andrò a impastare il tutto aggiungendo anche il lievito per dolci, e una volta che avrò formato un impasto abbastanza consistente, lo andrò a mettere in teglia. Lo stenderò per bene fino a dare quella classica forma che ha la ciambella romagnola, che non ha il buco a differenza di tante ciambelle che ci sono, e poi lo andrò a infornare una volta spennellato con un po' di latte e aggiunto gli zuccherini che abbiamo preparato. Quindi iniziamo. Adesso vado ad aggiungere le uova, il burro in pezzi, mi raccomando, non sciolto, l'olio di semi, o se avete lo strutto meglio, e il latte con l'anice. E adesso andiamo ad impastare il tutto e aggiungiamo anche il lievito. È una ricetta davvero molto molto facile, ma viene un dolce veramente particolare, buonissimo, e per tradizione in Romagna questo dolce si usa bruciato nel vino, è veramente veramente buono. Una volta che abbiamo impastato un po' in ciotola, vado ad aggiungere un po' di farina sul banco, così per stendere l'impasto. Ecco, ora che il nostro impasto l'abbiamo spostato sul banco, lo andiamo a lavorare per bene. Vado a far unire tutti gli ingredienti. Poi ho già preriscaldato il forno a 180 gradi. E ho preparato una teglia con della carta forno. Ora io cosa vado a fare? Per dargli la tipica forma vado a creare prima un salamotto, così. Lo vado quindi ad adagiare sulla teglia con carta forno e usando i palmi e non le dita lo vado a schiacciare senza usare le dita, così da non lasciare le impronte, lasciare i segni, lasciargli quella tipica forma che ha la ciambella romagnola. A questo punto lo vado a spennellare con un po' di latte
e la vado a ricoprire con gli zuccherini che abbiamo preparato. Quindi adesso possiamo andare a infornare. E come vi ho detto, inforniamo a 180 gradi per circa mezz'ora. Allora, sono passati circa 35 minuti e la nostra ciambella è pronta. Guardate che bella. Adesso la lasciamo raffreddare e poi assaggiamo. Allora, la nostra ciambella è pronta, il profumo è delizioso e io ho preso del vino bianco, andrebbe accompagnato col vino rosso, ma io la preferisco impattata nel vino bianco, quindi andiamo ad assaggiare. Ovviamente la inzuppo un po'. Buona, buona, buona. Proprio come quella che fanno in Romagna. Io vado lì ogni anno e la compro sempre perché mi piace un sacco ed è veramente veramente molto simile a quella che compro. Sono risultato abbastanza bravo, mi faccio anche i complimenti da solo, buonissima. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao.